questa seconda giornata di approfondimento sulla figura di Cristoforo Colombo, abbiamo qui due personaggi, appunto, amici dell'Associazione Gente di Liguria, che vado a presentarvi. Il giovane Emanuele Bacigalupo, che ha, reduce anche da una tesi appunto su Santa Margherita Ligure, sì, e sulle incursioni barbaresche appunto nel golfo qui del Tiguglio, in particolar modo nel golfo di Santa Margherita Ligure, e che oggi invece ci parlerà, lo vedremo, di alcuni argomenti proprio su Cristoforo Colombo e sul primo, secondo viaggio ed eventualmente appunto anche Magellano e Vespucci nei viaggi successivi che hanno definito la scoperta dell'America e la circumnavigazione del globo, e Luigi Mario Clementi, modellista, esperto quindi di nautica e soprattutto anche interprete della figura di Colombo nelle rievocazioni storiche che abbiamo fatto nel 2017, nel 2018 e nel 2019 nell'oratorio di Sant'Erasmo. Bene, allora a questo punto io comincerei questo approfondimento con una domanda a Emanuele, una domanda che può essere appunto anche un discorso che lui sviluppa adesso. Ci parla appunto del primo viaggio di Cristoforo Colombo, cosa che abbiamo già inserito, abbiamo già parlato nella prima puntata ampiamente del personaggio Cristoforo Colombo, ma è giusto e necessario evidenziare alcune caratteristiche del primo viaggio che adesso Emanuele appunto ci indica, ci evidenzia. Prego. Ok, grazie. Beh, io parto col ringraziarti per avermi invitato qui oggi, soprattutto per poter approfondire poi anche gli aspetti sul secondo viaggio di Colombo, certo, perché infatti parlare del primo viaggio oggi, visto che avete già fatto un bel video al riguardo, è utile per fornire degli approfondimenti su determinati episodi. Come sappiamo, infatti, Colombo per il suo primo viaggio partì il 3 agosto 1492 dal porto di Palos, disponendo di 3 soli bastimenti per comporre la sua flotta inizialmente, che erano 2 caravelle, la Nina e la Pinta, e la Caracca Santa Maria, che era l'ammiraglia. E a fornirgli questi strumenti erano stati i sovrani di Spagna, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che avevano un obiettivo ben preciso, ossia poter competere col Portogallo nei commerci con l'Oriente. E questo significava trovare una rotta vantaggiosa che permettesse quindi di ottenere ingenti guadagni col maggior risparmio possibile in fatto di tempi e di risorse, quindi trovare una rotta ottimale per raggiungere questo obiettivo, anche perché l'unica rotta utilizzata dai portoghesi in quel momento prevedeva di circumnavigare il continente africano per raggiungere poi l'Asia, e quindi era molto problematica. Quindi quando Colombo propose il suo progetto di raggiungere l'Oriente passando da Occidente, venne ben accolto dai sovrani spagnoli e quindi finanziato. Quando poi sopraggiunse, scoprì il Nuovo Mondo, egli mancò di rendersi conto che era sbarcato in un continente completamente nuovo, inedito, diciamo. Infatti credette inizialmente di essere capitato in qualche paese dell'Asia. Sì, in particolare Giappone e Cina più che altro, diciamo, questa fu proprio una sua convinzione, tipo Cuba credeva che fosse una parte della Cina. Di questo ne parla Francesco Surdic, che è un professore dell'Università di Genova. Comunque, quando sopraggiunse appunto su queste isole, per lo più lui visitò appunto isole che oggi sono anche piuttosto famose, alcune tipo appunto Cuba, siamo nella zona dei Caraibi, ecco, sì, geograficamente lui dall'Europa il primo mondo, diciamo, la prima terraferma che vede è appunto la parte, diciamo, del Centro America. Sì, praticamente, ecco. Sì, la zona delle Antille praticamente. E quando si imbatte anche negli indigeni crede inizialmente che siano dei dignitari o dei soldati del Gran Canna, quindi c'è ancora questa convinzione di essere capitato in un'area sì inesplorata, però di quelle già di cui aveva discusso Marco Polo nel Milione, che era un'opera alla quale Colombo faceva molto riferimento. E nel primo viaggio il rapporto, il contatto con gli indigeni fu, diciamo, anche piuttosto positivo, perché per lo più riuscì a instaurare dei rapporti di amicizia, no? Certo. E gli indigeni a loro volta accolsero con entusiasmo gli spagnoli,
reputandoli in particolare delle divinità, quindi possiamo notare che gli equivoci ci furono da entrambe le parti, due società che Mercato. entravano in contatto. Per la prima volta, per cui. Sì. Poi ovviamente i rapporti ebbero modo di incrinarsi in meno di un anno, a conti fatti, però questo lo vedremo meglio dopo. Proseguendo la navigazione, poi Colombo si trovò di fronte anche a delle difficoltà piuttosto importanti. Per cominciare, la Pinta a un certo punto si distaccò dalla flotta per ragioni ancora poco chiare, probabilmente perché il suo comandante era intenzionato a cercare l'oro per conto proprio. Però questo chiaramente portò ad un problema non da poco, perché Colombo da tre bastimenti si trovò con due. E questo aumentò appunto le difficoltà quando si verificò poi l'affondamento della Santa Maria. Questo si verificò durante la visita di Spagnola, nel senso che costeggiandola la Santa Maria si incagliò in una secca e da lì si sfasciò. I superstiti malauguratamente non potevano essere imbarcati tutti sulla Nina, che era l'ultima caravella rimasta a quel punto. Così Colombo dovette prendere una decisione, ossia di costruire un forte sull'isola di Spagnola. Questa decisione venne presa il giorno di Natale del 1492, perciò il forte venne chiamato la Natividad e venne costruito con parti della Santa Maria. Per Esattamente. le sue dimensioni era in grado di ospitare almeno 40 uomini, poi il numero esatto di quanti vi vennero lasciati varia a seconda delle fonti, si Certo. parla di 36-40 persone, comunque un numero considerevole. Ecco, qualcosa ancora sull'equipaggio. Sì. Lui parte con la maggior parte dell'equipaggio era spagnolo, ovviamente di varie parti della Spagna, in particolar modo dell'Andalusia. Però oltre agli spagnoli c'erano anche un portoghese, un ligure, un veneziano, e dicono addirittura un meridionale dell'Italia meridionale, che all'epoca facevano ancora parte dei territori spagnoli, se non sbaglio. Diciamo che lì entriamo in una fase In una fase complicata della storia complicata. d'Italia, però sì, in quel momento il Era un regno di po'. Napoli era ancora spagnolo, Era spagnolo. c'erano gli Aragona già se non sbaglio, poi la discesa di Carlo VIII di Francia nel 94 ha creato ovviamente difficoltà non da Vabbè, poco e una continua addirittura. contesa. Comunque sì, l'equipaggio chiaramente era misto, ma questo diciamo per tutta l'età moderna, infatti è un argomento ancora di studio Di studio, piuttosto certo. aperto, quello degli equipaggi. E per fare gli ultimi cenni sul primo viaggio, Sì. diciamo che poi si verificò un evento fortuito perché la Pinta ricomparve il 16 di gennaio, così Colombo poté partire di nuovo con le sue due Alla caravelle volta della della Spagna, Spagna, sì, esatto. dove fece un rientro decisamente trionfale perché comunque aveva Certo. portato a dei risultati concreti. Benissimo. Questa è la prima parte che abbiamo detto appunto del primo viaggio, grazie a Emanuele, poi ne riparliamo per quanto riguarda il secondo viaggio. Io invece chiedo a Luigi Mario Clementi, da modellista, il sistema di imbarcazione, le tre caravelle. Molti si chiedono oggi, ma come potevano queste tre caravelle sfidare in un certo senso il mare oceano? Il mare oceano, e non a caso dicevano così gli antichi, con tre caravelle come erano equipaggiate, perché noi sappiamo che Colombo nel primo viaggio ha fatto diversi rifornimenti, diverse soste. Poi Emanuele ci ha ben spiegato un po' anche diciamo tutta una serie di situazioni che si sono venute a creare durante il viaggio. Ma ci illustri appunto, Clementi, questo tipo di imbarcazione antica, ecco, che quali erano i pro e i contro per quell'epoca nello sfidare quel mare lì? Allora, Colombo, tra l'altro, ormai è opinione generale dire le tre caravelle, no? In effetti era la Santa Maria, era una caracca ed erano caravelle le altre due. Tra l'altro, due caravelle diverse perché una era una caravella redonda che era la Pinta, l'altra era una caravella latina che era la Nina, no? La differenza poi sostanzialmente fra queste imbarcazioni, l'origine è molto diversa perché la caracca viene praticamente da una imbarcazione diciamo nordica, mentre invece la caravella no. Però hanno abbastanza una certa somiglianza, tutto sommato. La caracca era adatta sicuramente per attraversare l'oceano.
era più grande, era anche molto, molto panciuta, quindi si adattava anche al tipo di incontri che si poteva fare come mare. Le altre due imbarcazioni non erano due imbarcazioni particolarmente adatte ad attraversare un oceano, anche se poi Colombo dovesse, penso, accontentarsi di quello che gli hanno dato, tutto sommato, Sì, no? sì. Lui aveva una particolare, diciamo, poi dopo vedremo anche perché, una particolare predilezione per la Nina, forse perché la Nina come imbarcazione era proprio il modello più bello come imbarcazione, piccola, eccetera. Colombo comunque si accorge che la Nina, per esempio, è importante dire questo, la Nina non reggeva la velocità delle altre imbarcazioni. Con tutte le difficoltà che avevano, poteva lasciare indietro una che poi dopo si perdevano di vista e sarebbero andate a finire in posti diversi, per cui alle Canarie, la prima sosta che fa, trasforma l'armatura velica della Nina da caravella latina a caravella rotonda. Quindi toglie le vele latine e mette delle vele quadre. Anche se poi, tutto sommato, dobbiamo dire che le caravelle, qualche pennone con la vela quadra a bordo ce l'avevano, perché l'adoperavano nei momenti in cui c'era poco vento, il vento era favorevole ma poco, quindi ce l'avevano già. Lui la trasforma così. Poi una cosa che voglio dire è che quello, perché proprio Bacigalupo ha fatto presente prima il problema della Santa Maria, e la Santa Maria era chiaramente adatta per fare la traversata, ma era meno adatta per andare a muoversi ai Acqua bassa, Caraibi nei Caraibi, certo, già cioè, all'interno di un mare più fermo, più per cui caldo, poi potremmo discutere eh. tanto il perché è successo quello che è successo, perché non solo la barca, ma anche forse chi la conduceva, c'è tutta una serie, no, di cose, ecco. Però questo era. Poi le altri viaggi ne parliamo dopo. Certamente, e adesso appunto introduciamo il secondo viaggio. Perché Colombo, come abbiamo detto, l'abbiamo lasciato di nuovo in Spagna, ma Colombo ha fatto quattro viaggi tra l'Europa e l'America, oltre naturalmente ad essere stato un grande navigatore. Poi l'abbiamo già indagato il personaggio Colombo, direi che ne abbiamo già parlato ampiamente. Ecco, Emanuele, parlaci del secondo viaggio invece, che cosa Ok, cambia rispetto al primo? Ecco, dici un po' che cosa. allora beh, i cambiamenti furono molteplici perché appunto il rientro di Colombo dalla prima spedizione, come detto prima, fu trionfale, no? Ebbe modo quindi di presentare i suoi risultati che erano notevoli, suscitarono l'entusiasmo della comunità europea e dei sovrani spagnoli, i quali non esitarono quindi a finanziare immediatamente praticamente il secondo viaggio. Colombo arrivò in Spagna nel mese di maggio e ripartì il 25 di settembre, quindi l'arco di tempo fu brevissimo e la spedizione fu decisamente più consistente di quella precedente. Al posto di tre bastimenti, questa volta gli vennero forniti 17 bastimenti, divisi tra 12 caravelle, due caravelloni. Poi sarebbe interessante la differenza tra Sì. questi due, che è curiosa, e poi tre navi di gabbia. L'equipaggio era composto da 1500 uomini, risorse umane quindi considerevoli, alle quali poi vennero aggiunte risorse animali e vegetali. Per risorse animali mi riferisco soprattutto a quegli esemplari da bestiame come mucche, cavalli, galline, pecore, essenziali per il sostentamento degli uomini. Per risorse vegetali invece vennero raccolti frutti vari, sementi di grano e anche viti. Questa quantità di risorse serviva a favorire soprattutto il compimento di un obiettivo specifico, ossia realizzare la prima colonia ufficiale spagnola nel Nuovo Mondo, proprio sull'isola poi di Spagnola, no? Spagnola, certo. Perché comunque il forte di Natividad era un insediamento di fortuna, definirlo colonia non è propriamente corretto, poi anche ebbe una vita molto breve, quindi l'interesse spagnolo già era molto più grande tramite questa seconda spedizione. Altro obiettivo poi riguardava il proseguire le esplorazioni, mentre un terzo obiettivo, che solitamente viene affrontato poco, magari cioè in maniera molto silenziosa, riguardava l'approvvigionamento dell'oro, quindi fornire dei guadagni immediati alla corona spagnola, perché in quegli anni la corona appunto aveva delle spese militari da sostenere, come dicevamo prima. Il 1492 fu un anno importantissimo per la scoperta dell'America e per la fine
della Reconquista della penisola iberica, che aveva permesso quindi ai sovrani cattolici di liberare la Spagna dall'occupazione musulmana con la conquista di Granada, E no? quindi con l'esilio Dimmi. del sultano poi in Marocco, a Fez, Sì. quindi tutta la corte marocchina ritorna, diciamo, nella zona dei Mori, in Marocco, e poi la Spagna viene completamente, cioè viene, la parte, diciamo, l'Andalusa viene completamente liberata Sì, dalla corona spagnola. Quindi è lì esatto. che abbiamo anche la storia, appunto, moderna, ecco, Ecco, sì, quella è la fine della della Reconquista Reconquista, ecco, della penisola della iberica, penisola iberica, perché poi i giusto. sovrani spagnoli erano decisi a traslare la Reconquista dal continente europeo a quello africano, perché il loro obiettivo era liberare tutte le terre cristiane occupate dai Dai musulmani. musulmani, certo, esiliarli verso il deserto e Sì. riprendere tutta la parte mediterranea, tutta la fascia mediterranea Sì, ancora del vecchio soprattutto impero romano, la parte parte costiera, costiera, sì. esatto. Sì, fu lì, da lì poi appunto che quindi continuò la lotta da parte dei musulmani che portò poi alla guerra di corsa barbaresca e quindi ha una parte di storia che adesso è un po' lunga da Certo, introdurre. però è Comunque, sufficientemente chiaro sì. quindi in che periodo storico ci troviamo e qual è stata anche la motivazione della Spagna, quindi un colombo certamente legato alle sorti dei reali e naturalmente ai finanziamenti e agli approvvigionamenti che i reali di Spagna concedevano quindi a Colombo. Esatto. Con Luigi Mario Clementi adesso introduciamo il sistema delle imbarcazioni successive quindi ai viaggi di Colombo. La domanda è specifica, che poi concludiamo con l'ultimo segmento con Emanuele. Per esempio, altri due importanti navigatori, Vespucci Amerigo, toscano, fiorentino, che poi è dato, è il vero artefice, diciamo, colui che ha dato poi il nome, ha scoperto di essere in un nuovo continente. E Ferdinando Magellano, viaggio di Ferdinando Magellano è drammatico, drammatico nel vero Sì. senso della parola, con la circumnavigazione del globo. Quindi dallo stretto di Magellano, Terra del Fuego, sino ad arrivare in sostanza veramente in quel caso lì, nelle Indie, oggi l'Indonesia, una volta erano le antiche Indie olandesi, fino al 1900 e qualcosa, poi con l'indipendenza, eccetera. E che tipo di imbarcazioni invece avevano questi? Perché questi navigatori hanno, Vespucci ha fatto addirittura proprio altri tipi di viaggi, altre rotte, eccetera. Magellano addirittura è riuscito a circumnavigare il globo, a fare addirittura Sì. due oceani, quindi l'oceano Atlantico e l'oceano poi Pacifico. Allora, passiamo subito ai due navigatori. Passiamo subito ai Sappiamo due navigatori. Sì, 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 sì. soltanto il terzo e il quarto viaggio che poi Passiamo ecco, immediatamente quindi a questa domanda il tipo di specifica. imbarcazioni erano queste erano caracche molto grandi. Tutte hanno usato caracche molto grandi, ma è anche comprensibile perché se noi studiamo il tipo di navigazione che hanno fatto questi non sono andati tanto ad esplorare perché hanno percorso, diciamo, sono stati sotto costa, passavano sotto costa, è stato tutta, diciamo, un itinerario completamente diverso da quello Colombo. Evidentemente erano diversi anche gli obiettivi, ma io penso anche che conoscessero qualcosa di quello che aveva fatto Colombo, cioè qualcosa sarà arrivato Certo, loro. certo. Perché se noi andiamo a vedere Vespucci. Ha fatto la strada un po' che facevano già, avevano l'abitudine di fare i portoghesi, tra l'altro, perché costeggiavano molto di più l'Africa e poi andavano sulla costa al nord del Brasile, quindi passavano dove oggi noi potremmo dire c'è Fortaleza, Sì. da lì Vespucci è salito fino ad arrivare, però come Colombo più o meno nella zona dei Caraibi, Venezuela, Caraibi, eccetera, e aveva delle caracche. Aveva delle caracche, tra cui però c'era anche qualche, questo me lo dimenticavo, qualche caravella perché pare, da quello che io sono riuscito a documentarmi, che addirittura ci fosse ancora la Nina, che fosse uscita fuori ancora questa famosa Nina col nome di Santa Clara. Cioè, quindi aveva cambiato il nome, ma sarebbe stata la Nina. Evidentemente era una piccola grande imbarcazione, cioè perché se era riuscita a fare questo dal punto di vista della navigabilità, è evidente che probabilmente qualche caravella ce l'avevano proprio Per per poter sfilare avvicinarsi alla. alla costa, eccetera. Mentre invece Magellano aveva cinque caracche che io, la Victoria, la Trinidad,
la Santiago, Sant'Antonio e Concezione. La Victoria è l'unica che è arrivata, che è tornata. Le altre le ha perdute perché è stato un viaggio anche travagliato, ha perduto la Abbiamo detto vita, una tragedia, ha perduto la invece. vita anche lui, e Sebastiano Del Cano è quello che è riuscito a portare, diciamo, la vittoria. La vittoria, da quelle che si può sapere, perché sulla vittoria abbiamo anche dei disegni, era poi i disegni, per carità, sono tutti sempre attendibili fino a un certo Certo. punto, Sì, sì, dipende chi sì, sì. l'ha fatto, dopo quanti anni uno l'ha fatto, però insomma, Sì. la Vittoria era una caracca ma molto grande. Era una Quindi. caracca molto grande perché erano caracche che avevano già, non avevano più soltanto un castello semplice, ma avevano un doppio castello, e che erano caracche che erano predisposte anche per eventuali battaglie sul Sul mare. mare. Cioè, doppio castello significa che potevano montare due batterie di cannoni invece di una soltanto. Ecco, a questo punto concludiamo con l'ultimo segmento relativo a Vespucci e a Magellano. Chiedo a Emanuele appunto di delineare queste due figure e i viaggi che hanno fatto. Quindi quello che danno impulso in un certo senso sono la continuità dei viaggi di Colombo, anche proprio teorica, completano un po' la scoperta fatta da Colombo. Io ho messo insieme questi due personaggi, li ho fatti mettere insieme perché sono uno adatto. Ha effettivamente realizzato di essere in un altro continente. E il secondo, Magellano, circumnavigando il globo, arriva quindi alla conclusione, in un certo senso, che arrivando proprio come diceva Cristoforo Colombo, arrivando navigando verso occidente, si può arrivare, cioè andando per andare verso l'oriente, si Si può può andare anche passare verso l'Occidente. Sì. l'occidente. Ecco, a te, Emanuele. Allora, per essere più conciso possibile ma chiaro, praticamente Amerigo Vespucci compì soltanto due navigazioni nel Nuovo Mondo, una nel 1499 e una nel 1501. Solitamente si attribuiscono più navigazioni, cioè solitamente poi una volta si attribuivano molti più viaggi a Vespucci perché erano uscite delle pubblicazioni a stampa che appunto avevano lo scopo più che altro di vendere informazioni, cioè vendere notizie, erano dei falsi sostanzialmente. E infatti, se si leggono queste opere a stampa e li si confrontano con le sue lettere, non combaciano le imprese che ha Le fatto. imprese, certo. Anche lì il professor Surdice, infatti, lo Lo fa evidenzia, notare, lo lo fa notare. evidenzia. Quindi ad Amerigo Vespucci possiamo attribuire un grande merito, che è quello di aver identificato le terre scoperte da Colombo come un continente, il continente poi americano perché appunto prende nome da lui, e poi successivamente comunque continuò a contribuire nelle esplorazioni, soprattutto finanziando, cioè non finanziando ma organizzando le spedizioni successive della Spagna. Quindi comunque continuò ad avere un ruolo molto attivo. Magellano invece appunto aveva lo scopo di trovare un passaggio preciso che gli consentisse di raggiungere l'Oriente. Riuscì a trovarlo nel 1520, il famoso stretto di Magellano Il famoso stretto di Magellano. che passa dalla Terra del Fuoco. Fuoco. Quindi questi sono due navigatori di grande importanza, però una cosa che tengo a precisare, perché comunque è un elemento di cui tener conto, è che la storia delle esplorazioni geografiche e la storia atlantica non è fatta solo dai grandi navigatori, ma anche da tutti coloro che li hanno seguiti, assistiti, quindi dai membri degli equipaggi, dai finanziatori. È un mondo immenso. Immenso, esatto. Ad esempio, poi nel loro piccolo ci furono dei personaggi che ebbero modo di fare fortuna nel Nuovo Mondo già nei primi del Cinquecento e provengono magari da comunità molto piccole. Proprio qui a Santa Margherita, infatti, abbiamo dei personaggi di questo tipo, Evidenziato anche negli annali, no? Mi dicevi, negli sì, annali di evidenziato da Scarsella, da Scarsella, da Luxardo. Ci Luxardo, sono, esatto. fortunatamente abbiamo la documentazione notarile al riguardo nell'archivio di Stato di Genova. Uno di questi personaggi è Niccolò Quacquaro, Niccolò Quacquaro, sì, esatto, ecco. che grazie ai guadagni dei suoi viaggi nel Nuovo Mondo ebbe modo poi di costruire qui un monastero del quale ho fatto cenno nella mia tesi, perché questo monastero doveva essere munito di una torre difensiva antibarbaresca. Altro personaggio poi è Antonio Assarino, che fece fortuna nelle Indie, ed è il padre di Luca Assarino, che è uno storico sammargheritese molto importante perché
oltre a combattere nella guerra del 1625 tra Genova e Savoia, poi divenne lo storiografo dei Savoia. Quindi appunto la storia atlantica è fatta anche di questo, di piccoli personaggi che meritano di essere studiati adesso insieme ai grandi navigatori. Sono totalmente d'accordo, è proprio la missione in un certo senso di questo video, di questo secondo approfondimento e soprattutto dell'Associazione Gente di Liguria, quella di far conoscere e far divulgare la storia, la piccola storia, quella del nostro paese, della nostra Liguria e anche della nostra città Santa Margherita Ligure, del nostro Golfo del Tiguglio. Con questo è tutto, noi vi salutiamo e ci vediamo appunto al prossimo video, sempre sulla storia con l'Associazione Gente di Liguria. Grazie ancora.